Ciao a tutti amici nerd e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo di nuovo su League of Legends e stiamo per fare una partita con il nostro amico Nasus, che a me personalmente è un personaggio che piace moltissimo, perché in early, senza un buon jungler magari che ti aiuta un po', diciamo devi giocare abbastanza difensivo, perché ovviamente lo scopo di giocare con il Nasus è di fare infinity stack in modo che, non lo so, con una Q tipo polverizzi la gente. Presi addirittura la skin di questo personaggio perché era proprio un periodo che stavo proprio sotto, che usavo solo Nasus top, e con il fatto che mi piaceva così tanto giocarci, riuscivo anche abbastanza bene. Puntavo sempre a fare sempre più stack, e a volte però questa cosa, diciamo, mi fregava, perché praticamente mi concentravo solo su quello e non mi cagavo il team fighter, non mi cagavo il team, e di conseguenza stavo sempre nella mia top lane a farmare come uno schifoso fino alla morte. Ma oggettivamente per il team, se non in late game che riuscivo magari a one shottare un ADC in mezzo secondo, però per il resto ero più o meno un muro su cui la gente si poteva divertire targettandola all'infinito. Allora, io starto sempre con le flask perché è un item che secondo me per il Nasus è veramente ottimo, specialmente all'inizio insieme alle pozioni, perché appunto gli serve abbastanza sustain all'inizio, col fatto che gli altri magari, se hai un personaggio contro che riesce a puccarti, quindi a toglierti vita piano piano. Io ancora devo vedere chi ho contro. Tryndamere. Ma è Tryndamere. Non dovrebbe andare proprio malissimo se non faccio qualche stronzata, che è probabile. Però non dovrebbe andare malissimo, perché bene o male non è un personaggio che può boccarti all'infinito, quindi in early sì, magari. Allora, andiamo in lane, vediamo un po' di combinare qualcosa di utile contro questo Tryndamere, che si è già fullato tutta la rage. Diciamo che una buona media di stack sarebbe di arrivare a 20 minuti con più o meno 300 stack. Ovviamente, siccome tutti sanno... Sì, questo è già aperto. Io siccome tutti sanno che il Nasus Elite Game fa paura, di conseguenza se lasciate un Nasus farmare in early game non riuscirete mai, diciamo, a contrastarlo late. Bello, bello, sto farmando benissimo. Ok, vedo questo Tryndamere abbastanza, diciamo, aggressivo, visto che mi push lane all'infinito. Però in ogni caso col Nasus non è necessario per niente pushare lane, perché è meglio evitare gank dal jungler, perché tanto il nostro obiettivo in early è semplicemente farmare e basta. Potete dargli qualche schiaffetto al vostro nemico ogni tanto. Oltretutto, se avete un jungler che riesce ad aiutarvi in early game e magari fare un paio di kill, anche solo una, anche solo il fatto di farlo regolare che vi lascia farmare. Cazzo, c'è un dire che è invaso, lol. Arrivo! Ha flashato, no. Vabbè, dai, lascia sta. Lascia sta! Niente, ho fatto perdere quello grosso, ma fanculo a te! Questo Tryndamere deve solo aspettare che invilda un pochino di armor. Vedrai dopo come smette di fare lo stupidino. Mi sparo un bel Frozen Heart e poi vediamo chi è che fa gli stupidi. Col fatto che il Nasus ha anche un po' di lifesteal di passiva, magari voi riuscite a recuperare abbastanza vita semplicemente attaccando i nemici, quindi dovete più che altro dosare il mana, perché magari una consuma veramente tanto mana. Infatti, come potete vedere, adesso un giro skill più o meno era a metà mana, sono arrivato quasi a zero. Quindi più che altro dovete stare attenti al mana. Questo stronzo qui ha il 6. Anche io. Però senza armor non posso ancora fightarlo, perché mi apre veramente. Ho fatto la cazzata. Flash perché un paio di crit e mi avrebbe one shottato tipo. Questo che è? Ignite. No. Ah, come me. Ah no. C'ha il ghost. Ghost teleport. E non so, dai, continuo a farmare così fino a che non succede qualcosa di carino. Che non sia morire, grazie.
È appena arrivato un gank mitico del nostro trash, e Karim non so il trash cosa stesse facendo quassù, ma a noi non fa schifo. Siamo riusciti ad ammazzare lo stronzo qui presente del Tryndamere. Adesso noi con tutta gioia ci cleariamo questa wave, senza perdere i minion, perché sennò tiro via tutto. Arriva il teleport. Noi facciamo così e ci togliamo dal cazzo prima di subito, perché quello è tornato con... Ah, mezza Botrica, GG. Allora, io stavo recollando qua dentro. Questo è partito da qui. Ha fatto tutta quella strada e si è fiondato là dentro. Cosa cazzo ne sapeva che stavo lì? Cosa? Vabbè, a parte questo. Attenzione, arrivo, zio, zio, te mollo! Ah, vieni qua! Vieni qua! Stupidello! C'è un po' troppi minion qui, eh. E basta. Vabbè, sbeffeggi? Mi stai sbeffeggiando? Attenzione, arriva un trash volante. Tu muori, stronzo. Non c'è cre... vado via, eh. Dai! Tutti top, Dio, la festa. Questo ult adesso, vero? Sì. Ciao, ciao, zio, ciao, ciao, ciao. Tu che fai? Qual è la tua idea? Dai. Porco. La ragazza, ma no, no, non lo fare. Non farlo. Non farlo. Ciao, ciao, ciao. Dai, dai, dai. Poteva andare peggio. Ci siamo guadagnati una kill. Abbiamo formato un altro pochino, non tanto, visto che c'ho solo nemmeno 100 stack. Sono un po' indietro, infatti. Adesso questi mi gankano, tiro via il computer da fuori. Il Tenda mi spiega con molta gentilezza come faceva a sapere che stavo lì. Allora, consiglio che posso darvi col Nasus è che, diciamo, non dovete avere fretta di pulire i minion anche autoattacco, perché è molto meglio, diciamo, essere pazienti e aspettare uno stack di più che attaccare i minion e prenderli normalmente quando potete prenderli tranquillamente con la Q, guadagnando danni. Allora, qui adesso che ci sono mucchiati un po' troppi minion, è meglio che li teniamo un po' lontani alla torre, perché sennò va a finire che li perdo tutti. Fai bravo Tryndamere. Questo già l'attack speed di... non lo so. Fai... T'ho visto, sa... Oh, però... Inizi a sentirlo, eh? Sciocchino. Un po' così. E vai. Allora, chiamiamo il Miss, perché qui il Tryndamere se n'è andato, non so dove cazzo è andato. Forse ora che mi compri un po' di ward, perché qui la situazione non è proprio... Gnaus. Missa, raga, missa. Eccolo là, il Tryndamere, qui. Vediamo se serve un TP. Serve, no? Non serve, non serve. Però c'è il Tryndamere mid che non so che sta facendo. Andateci. Forse è meglio che qui ci piazza una ward, perché sennò potrebbe arrivarmi da dietro le chiappe e analizzarmeli sul posto. Nel frattempo che il Tryndamere si sta facendo i propri cazzetti, noi ci facciamo i nostri con molta gioia. Cosa? Vabbè, è tornato il lane, noi ci torniamo a casa. No, non torniamo a casa, continuiamo a farmare come gli stronzetti. Allora, adesso il dubbio è: mi giro e gli spacco la faccia o lui la spacca a me? Lui la spacca a me, non lui la spacca a me. Purtroppo non possiamo stacchiamo
stare a cazzo strafiero perché... No! Guarda che culo. Nel contempo il nostro Hecarim si scippa la mia farm. Però è giusto, non è che dovete stare a flammare il jungler che si prende la vostra farm. Cioè, non è che... Cioè, sì, è sulla rimbostra, ma... Lui, insomma, ma... Gli ha aiutato col gang stesso, quindi ha perso tempo nel farming, quindi... Se gli lasciate 3 o 4 mini non è che succede il finimondo, Ma perché vedo gente che, non lo so, sembra che... Miss. Adesso muoio. Non mi prenderei mai! Mai! Mai te dico! No! Perché? Allora, considerando il fatto che questo stronzo riesce a correre più di me, mi sono comprato i boots subito perché non posso scappare contro di lui. Anche solo slow parecchio forte. Sotto c'è la torre, non è vero, 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 non è vero. Faccio un macello te dico. Vieni qua, vieni qua. Digite l'ha stitto come un minion. Questo trash sta ovunque. Il nostro Drindamer che sta rosicando come un dannato. Non ci morì. Bravo. Vediamo se riusciamo con tutta la nostra Firiz a buttare giù questa torre, ma non ci credo. Però intanto ci avviciniamo ai nostri 300 stack. Non so se ci arrivo per 20 minuti, ma dovrei andarci più o meno vicino. Che cosa ho fatto questo? Oh fuck! Ma dai, mi sono tuffato pure io. Attenzione, il Trendover non si accorge. Ma perché non sto zitto io? Non c'ho manco la torre! Ah! Fuggi! Oh, Trash, a te penso che... Cioè... Meglio che vai via, Nope! C'è un po' così... Basta. Questo mi sta farmando in faccia, un minion già 120. Merda. Un po' sbeffeggiato. Io devo assolutamente arrivare a 100 stack, se no a 300 stack. Arrivo. Ah, scappi? Dove vai? Ah. Senti la bomba. La bombazza. No, di là. Gigi, cazzo. Questo Hecarim mi piace. E il Trindamer che continua, ragazzi. Continua. Infinito. Il nostro Rosic non ha fine. Perché flammate, Dio? Cioè, pusha... No, stava strapushato. Stava vicino alla giungla avversaria, no? Ma... Cioè, se vieni gangato, che cazzo ti lamenti? No, le cose sono due. O wardi, e dici c'ho il culo parato, oppure stai zitto e muori. Guarda! Cazzo parli, cioè, non ho capito. Non c'ha senso. E io... Forse ci arrivo al culo, mancano una ventina in stack, ma non ci credo. Vabbè, più o meno dovete arrivare lì, ecco. Ah, cazzo, ma... Ma dai, c'hanno FK il Caitlyn. Vabbè, in ogni caso sulla top lane non ci riguarda. Quindi per adesso è stato un game alla pari. Ma che cazzo? Vabbè, non mi importa. In questi casi, allora, vi faccio vedere cosa c'è da fare in questi casi, guardate. Tic. Perfetto. Perché è tanto inutile che state a sentire lamentare gli altri. Cioè, perdete solo tempo, vi deconcentrate, non serve a un cazzo di niente. State a sentire gli altri che si lamentano. Vai, trash, te l'appoggio. Trash, te l'appoggio. Anche se non c'ho un cazzo di mana, che potrebbe essere un po' grave. GG.
Purtroppo loro c'hanno un FK e niente. Io nemmeno me ne accorto. A parte perché non c'è stato all'inizio, perché Caitlyn, infatti sta a livello 5, quindi non c'è stato all'inizio. Purtroppo è brutto perché resta del team avversario. Se domani capita a te, però voglio vedere. Non è che sia proprio il massimo delle cose. E intanto noi siamo arrivati a 300 stack più o meno in tempo. Più o meno. Una volta, mi ricordo, arrivai a 1000 stack. Cioè, è una cosa scandalosa. Però quella partita, cioè, ho fatto tipo uno score 1-1-5, tipo. Perché sono stato perennemente a farmare. Ma diciamo, l'ho fatto per sfida, cioè, infatti quei game. L'abbiamo vinto, però era una cosa scandalosa. Ma tipo, ho one-shottato un ADC, una cosa del genere. Ho grittato tipo 1600, una cosa scandalosa. Allora, regoliamo con i nostri quasi 3000 gold. Finiamo la Spirit Visage. Oh, e ci vendiamo questo. E andiamo di. Ci prendiamo anche questo. Ci prendiamo la Shin. Adesso sono veramente cazzi. Perché quando brocca l'effetto della Shin, la Q fa una cosa veramente scandalosa. Nel frattempo, anche nel mio team partono i flame a caso, Nob. Volano i Nob così. Non ho capito bene perché, ma cazzo, la Shen ha proprio interpretato male la definizione di gioco. Cioè, il gioco, di conseguenza, di media si gioca per divertirsi, no? Non per vincere esclusivamente. A me è capitato partite che Mario ho perso in maniera clamorosa, ma qua mi sa che urge un DP. Urge, urge, urge. Dai, Namo! E andiamo! Tutta! Tutta! Che succede? Tu sei morto. Non ci arrivo, vaffanculo. Mamma mia, che gran magico ha fatto sto tizio. GG. Quando giocate top lane dovete sempre controllare la mappa perché dovete essere pronti a sparare un TP salvavita per il vostro team. Fuck, fuck. No, sono morto. No, lanterna, sono stronzo. So stronzo, ma quanto cazzo so stronzo? Stronzo sopra ogni limite. Limitless. Un'altra cosa importante che io stesso faccio è lo smettere di farmare. Cioè, non dovete assolutamente smettere di farmare nel tempo. A meno che non avete, non so, 20 kill a 25 minuti. Allora, a questo punto, farmate i champion, non è che farmate i minion. Però, purtroppo, è una cosa che, perlomeno ai low bassi, cioè, sto io più o meno. È una cosa che succede tanto, perché fino a 20, 22 minuti, anche 20, 25, che più o meno ancora ci stanno nei lane. Uno farma abbastanza perché arrivano le ondate di minion, eccetera. Quindi ti concentri abbastanza sul farmare. Ma invece late game che comincia, diciamo, a spostarsi sulle altre lane, eccetera, diciamo, non devi dimenticarti di farmare. Intanto che io parlo, qua sta succedendo il finimondo. Arrivo, raga! Raga! Quel trade mi sta facendo un niente della stitto, zio! No! Mi rifiuto. Io mi rifiuto. Io vado via. Porco! Io non ho parole. In ogni caso sembra che i miei compagni stanno per finire. O quasi. Attenzione, il Draven, il Draven. Il kite, il Draven è morto. Bene. Intanto io con il mio cagnolino in tutta la mia lentezza sto arrivando. Cioè, questo Tryndamere, nonostante non avendo chissà quante kill, cioè 9, non sono poche, però non è che sono 2000. Apri i culi. Mamma mia, la fierezza di questo trash, guarda lì. Tranquillo ci sto. Tranquillo. C'è un po' così. Questo non è sportivo, non fatelo. Bam! Attenzione, l'ultimo teamfight, che purtroppo è 4 contro 5 a causa del Caitlyn LFK.
Ma vediamo lo Zeke fuori posizione. Spara l'ulti inutile. Ci siamo. Volano report in chat. Ha scritto un minion. Attenzione, il Nexus sta per morire. Ha vinto. Una merda di game per il nostro Devil Joe. Partita mediocre con AFK contro, ma vabbè, shit happens. Andiamo a controllare il punteggio, un B meno, dato al nostro Nasus abbastanza assente, con dei danni medi. Il nostro Tryndamere che continua a flammare ininterrottamente, vabbè, vabbè. Io in ogni caso vi saluto ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!